A volte gli eventi non devono essere fini a se stesso, devono dare delle emozioni forti e devono trasmettere dei messaggi. Mettere insieme la Russia, l'America, l'Egitto, Abu Dhabi, realtà l'Africa, realtà che in questo momento si ovviano, conflitti, metterli insieme e far vedere che probabilmente la moda, l'arte può unire tutto questo, per me è importante, è un segnale. Per me Piazza Plebiscito l'8 settembre sarà questo. Sarà Rocco Barocco l'ospite d'onore della quarta edizione di Modarte, la serata di arte ed alta moda contro i conflitti nel mondo ed a sostegno dell'arte, dei giovani talenti e delle donne in Africa. Programmata fra gli appuntamenti dell'assessorato alla cultura per estate a Napoli, la manifestazione di venerdì prossimo metterà in passerella eccellenze artistiche e punti di contatto fra culture diverse. Coniuga la moda con protagonisti veramente di altissimo livello, di valore assoluto, in uno scenario che credo sia davvero splendido e il più bello che Napoli forse può presentare, e insieme è davvero una proiezione, una dimensione universale in cui appunto la moda, l'arte aprono uno scenario che vede dialogare tre continenti, cioè tre scenari, diciamo, tra l'altro molto problematici in questo momento, come il Medio Oriente, l'Africa, l'Occidente, insomma, con i loro problemi di identità e conflitto culturale, e in questo senso credo che esprimiamo al meglio la vocazione di Napoli e ciò che Napoli si sta sforzando di essere in questa fase, valorizzando alcuni tratti della propria identità e della propria fisionomia, cioè come un luogo del mondo dove si dialoga, dove ci si confronta e dove appunto l'arte e la cultura promuovono il dialogo, e attraverso il dialogo la pace.